Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia di sabato 27 gennaio 2024. Dopo la festa della conversione dell'Apostolo Paolo e la memoria dei santi Tito e Timoteo, i suoi discepoli, riprendiamo il racconto della storia di Davide, che troviamo oggi nella condanna del profeta Natan a nome di Dio, di quello che egli ha fatto. Ma che cosa ha fatto Davide? Si è preso la donna di un altro? E questo è il suo peccato? Ni. Né sì né no, perché Davide aveva un harem, quindi non la mettiamo su quel piano, perché non è corretto. Ciò che ha fatto è che ha fatto uccidere Uria e l'ha fatto uccidere con inganno. Ecco allora la condanna. Siccome hai usato la spada non si allontanerà dal tuo casato. Non viene, rinnegata la promessa fatta a Davide, però certo, dovrà Davide, lui e la sua discendenza, fare i conti col giudizio, con la spada, appunto, che porta il giudizio divino. È interessante il metodo pedagogico che usa Natan, il profeta Natan, per portare Davide a riconoscere il suo peccato, perché gli racconta una storia. Una storia che ovviamente in maniera simbolica è quella che lui ha fatto vivere a questa famiglia, no? E Davide si infuria. Quest'uomo pagherà, eccetera, eccetera. E il profeta dice, tu sei quell'uomo. E questa è l'incapacità di riconoscere il proprio peccato. Ma è l'inizio di un vero cambiamento. Davide ormai ne è cosciente. Nello stesso tempo c'è un passaggio, le cose accadono nella vita, alle volte accadono anche con questa forza, con questa violenza, però c'è una possibilità, ma dentro prima di tutto una riaccordatura con Dio, cioè in un riconoscimento del proprio peccato. Il Salmo, ovviamente, il Salmo Miserere, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, rendimi la gioia della tua salvezza, sostieni con uno spirito generoso. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tuo Dio, non lo disprezzi. Il Vangelo ci riporta un episodio molto singolare del testo di Marco, noi ci fermiamo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli, «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento, e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero, «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare, «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro, «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro, «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Un episodio molto significativo sul quale possiamo riflettere a lungo, ma io mi fermerò su un aspetto soltanto. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Che la barca, diciamo così, possa barcollare, l'importante è che ci sia il Signore all'interno e la fede deve andare oltre, cioè che la contingenza immediata. Interessante, la paura con la fede. D'altronde la paura è la reazione nostra che abbiamo di fronte a un pericolo, quindi è un valore importante la paura, perché ci mette sull'allerta che stiamo correndo un pericolo. Ecco, ma la fede deve diventare anche un percorso che ci educa ad andare oltre
le prime sensazioni, soprattutto nel momento in cui il Signore è con noi. È un grande insegnamento che spero che piano piano possiamo imparare, perché la fede non sia semplicemente un'idea, ma divenga un'esperienza di vita e soprattutto un criterio con il quale viviamo, ci rapportiamo a Dio e anche ai nostri fratelli. Ho finito. Alle 10 è un'uscita il domenicale in formato extra large che ci presenterà la quarta domenica del tempo ordinario. Per quanto mi riguarda, vi do appuntamento a lunedì e vi auguro una buona e santa domenica. Grazie.